Dunque il Riccione cade al cospetto della Jesina in un match condizionato probabilmente dall'episodio iniziale, cioè il gol degli ospiti che si portano in vantaggio su una clamorosa disattenzione della difesa direttamente dal rinvio del portiere degli ospiti. Giovagnoli arriva in area di rigore indisturbato negro e riesce a beffare il portiere Carioli proprio sul suo palo. In questo modo la Jesina si porta in vantaggio e in questo modo la Jesina può disporre a proprio piacimento in contropiede nel resto della partita di un Riccione che invece fa veramente molta fatica a produrre trame di gioco. Qui siamo al settimo minuto, c'è questo traversone su cui, da parte di Nodari, su cui si avventa Giovagnoli in anticipo su Ballarini. Al decimo ancora l'impostazione affidata a Nodari, si muove sulla sinistra Ballarini, prova il traversone, la respinta da parte del difensore della Jesina, poi ancora Merendino ad alimentare l'azione per il Riccione, il diagonale secco da parte di Cuttone e ancora una volta Giovagnoli non si fa sorprendere. Dunque Jesina molto bloccata, Jesina che sa comunque rendersi pericolosa soprattutto sulle palle inattive con questi schemi. Qui Negro alimenta il calcio d'angolo e l'azione viene successivamente impostata dalla destra con questo traversone di Scartoffi e il palo centrato da Focante a due passi dal portiere. C'è stata anche la deviazione di Carioli, dunque Jesina che va vicino al gol del 2-0, Riccione che faticosamente prova a spezzare le trame di gioco della squadra avversaria. Siamo al 19° minuto, ancora Negro. Si libera sulla destra, prova un collo esterno destro che non inquadra lo specchio della porta. Andiamo al 30° minuto, ancora in attacco la Jesina, sempre lo scatenato numero 10, fino ad ora match winner, lo sarà anche a fine gara. Si tratta ovviamente di Negro, poi il pallone che arriva sulla sinistra per Gentile, l'incursione, poi il colpo di testa effettuato da Sebastianelli. Nessun problema per Carioli. Pochi minuti più tardi il lancio di Lepri Nodari, lui che aveva deciso l'ultima vittoria della Riccione, una doppietta addirittura per il difensore sul campo del Real Rimini, qui non riesce a rendersi pericoloso. Poi invece il pericolo lo crea in maniera sicuramente molto più precisa Magnanelli con questo destro che va a sfiorare il palo alla sinistra di Giovagnoli. 36esimo, ancora la Jesina con Cardinali, il colpo di testa che sfiora il palo. Primo tempo che non ha comunque negato le emozioni ai sostenitori delle due squadre. Qui è il colpo di testa di Stefanelli che termina di poco a lato proprio sul duplice fischio del direttore di gara che sancisce la fine della prima frazione di gioco. Un secondo tempo che ricomincia nel segno della Jesina. Qui subito si porta in attacco Negro, viene fermato in qualche maniera, ma al sesto minuto è ancora Cardinali a prendere la mira, a provare il destro. Carioli con qualche titubanza riesce comunque a bloccare il tiro. Il Riccione si affida a questo calcio di punizione tutt'altro che devastante da parte di Magnanelli, poi la Jesina alla 16esimo, la sponda di Invernizzi per Rossini, si muove sulla sinistra, mette a centro un pallone, non ci arriva proprio Sebastianelli, pallone soltanto sfiorato dal numero 8. Ora andiamo al 29esimo, ancora un calcio d'angolo per il Riccione e Basile che fallisce il colpo di testa vincente, poi lo stesso Basile ad impegnare su calcio di punizione il portiere della Jesina. Siamo ormai sul finire di gara, al 42esimo il diagonale tentato da Invernizzi, bloccato senza problemi da Carioli.
Ultimi minuti più concitati, ci prova ancora la Jesina a tentare di chiudere definitivamente il match con lo scatenato Invernizzi che questa volta coglie l'esterno della rete. L'inquadratura proprio per il numero 18 e nel secondo minuto di recupero il Riccione ha l'occasione forse più propizia per pareggiare i conti. Magnanelli con il suo sinistro, la palla che scavalca la traversa a Giovagnoli battuto, poi arrivano i crampi anche per il numero 10. Ricordiamo anche il Riccione, ovviamente era reduce dalle, come la stessa Jesina, dai turni di stop, il primo per il torneo di Viareggio, l'ultimo ovviamente per quello decretato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Arriva anche il triplice fischio da parte del direttore di gara, la vittoria dunque della Jesina.